questo video vi darò tutti i consigli che mi hanno permesso di passare da questo piccolo bambino cicciottello a questo ventenne enorme. Che poi enorme non è vero, perché in gara ero solo 77 kg, ma avete capito il concetto. Ciao a tutti, sono Daniele Belcastro e oggi parleremo della dieta perfetta. Il primo consiglio se volete dimagrire è quello che la costanza è tutto. Infatti, come potete vedere, a 50 giorni dalla gara io continuo a fare la stessa esatta colazione, sia perché mi piace, ma soprattutto perché ormai so esattamente i macronutrienti e soprattutto quante calorie ha questo pasto. Perché infatti ognuno di noi ha dei pasti che mangia senza pensarci. Io li chiamo pasti di default, perché quando non sai cosa mangiare, mangi quel pasto. Per esempio, mio fratello che sta registrando questo video mangiava sempre pasta al pesto. Era il suo pasto di default. Solamente che la pasta al pesto ha molte calorie, perché appunto il pesto è ricco di grassi. E soprattutto quel piatto ha solo carboidrati e grassi. Invece da quando ha cambiato questo pasto di default con del riso, pollo e olio, che appunto ha carboidrati, proteine e grassi, è riuscito a dimagrire senza accorgersene, perché comunque continua a mangiare senza contare le calorie o comunque senza pensarci troppo, ha perso peso ed è migliorato molto. Se poi riuscite a far diventare i vostri pasti di default in questo modo, sicuramente fare la dieta non sarà più un peso. Allora ragazzi, io adesso mi vado ad allenare, anche se qui fa veramente caldo, sono quasi 40 gradi, però l'importante è che ci andiamo a allenare lo stesso e oggi andiamo ad allenare gambe, perché sinceramente non ve l'ho detto ma mi sono fatto male e non ho allenato gambe per quasi un mese e quindi già facevano schifo, adesso sono peggiorate e mi sono un po' rotto, quindi adesso l'obiettivo sarà far crescere finalmente le gambe, visto che mangio di più e soprattutto ho tempo e voglia per allenarmi bene. Allora ragazzi, iniziamo l'allenamento con una leg press che non faccio da un mese e mezzo perché mi ero storto la caviglia e non ho praticamente allenato gambe. E intanto che mi riscaldo voglio dirvi che ricordatevi che la dieta, man mano che andrete avanti con il tempo, sarà sempre più importante, perché infatti all'inizio potrete ottenere risultati anche mangiando male, ma che con il tempo e soprattutto con l'aumentare dei vostri obiettivi e soprattutto l'aumentare dei particolari che volete raggiungere nel vostro fisico, la dieta arriverà anche ad essere l'80% della buona riuscita di allenamento. Quindi tutto questo è importante, sì, ma è anche importante iniziare a mangiare bene fin da subito, perché i risultati si ottengono con la dieta e questa è la parte più dura del bodybuilding. Coming close to me, flow is on atomic, I'm starting fires through poetry. The heart is out, staying loyal, no falling out. And if you step into the court. Allenare gambe è faticoso, ma è proprio facendo le cose dure, le cose che non vogliamo fare, che cresciamo. Io per anni ho trascurato le gambe, infatti sul palco ho fatto, non diciamo una figuraccia, ma comunque le mie gambe non erano per niente a livello con il resto del mio corpo e soprattutto con quelle degli altri concorrenti. Ma adesso le cose cambiano, infatti adesso alleniamo gambe 2 o 3 volte a settimana e vi prometto che per l'anno prossimo saranno a livello, perché è il momento di crescere. Un'altra cosa importantissima sono le materie prime che andrete a consumare, perché va bene fare la dieta ma non dobbiamo mai prendere delle materie prime scadenti. Capisco che non tutti avranno la fortuna di avere l'orto e di poter prendere la frutta e la verdura fresca ogni mattina, ma anche se dovete comprarla comunque prendete alimenti di buona qualità. Infatti quando ero a Milano mi avete sentito 1000 volte dire che mettevo la verdura nei miei piatti in quantità esagerate solo per fare volume, perché appunto la verdura che compravo a Milano non aveva tanto sapore e quindi la usavo solo per fare volume. Invece adesso che la frutta e la verdura
è buonissima, posso utilizzarla come alleato per la mia dieta, perché posso preparare l'insalatona, che è il piatto che mangio tutti i giorni nell'estate, che è fatta da pomodori, altre verdure, tonno e, se voglio, un po' di pane e l'olio, quindi ha pochissime calorie, tantissimi micronutrienti, e soprattutto la frutta non viene usata più solo per fare volume, ma proprio come alleato per la dieta, perché dà tantissimo sapore e mi dà tantissima gioia nel mangiare quel piatto. Allora ragazzi, l'ultimo consiglio che voglio darvi è quello di contare almeno una volta le calorie. Infatti vi ho parlato di questi pasti default. Ecco, contate le calorie di quei pasti. Vi faccio vedere come. È facilissimo, ve lo faccio vedere al mio telefono. Semplicemente aprite questa applicazione, Yazio, e vedete come c'è colazione, pranzo, cena e eventuali merende. Quindi vado su colazione, aggiungo, e vedete come appena clicco, per esempio Fage, che è lo yogurt che mangio tutti i giorni, me lo dà in automatico, quindi 300 grammi di yogurt. I cereali, Coco Pops, questi qua che comunque sono fatti di riso, hanno pochissime calorie, 100 grammi in questo caso. E poi fragole, non metto tutti i tipi di frutta perché non avrebbe senso, semplicemente fragole, 150 grammi. Ed ecco in un minuto la mia colazione, 595 calorie, 103 grammi di carboidrati, 38 di proteine e 3 di grassi. E vedete quanto è facile. Ma adesso non voglio che voi contiate le calorie per ogni pasto, perché comunque è uno step successivo. Voglio semplicemente che contiate le calorie per i pasti che mangiate più frequentemente, per avere un'idea di quello che state mangiando e soprattutto per rendervi conto che molte volte noi pensiamo di mangiare un X ammontare di calorie e in realtà ne stiamo mangiando molto di più, sia perché magari c'è più olio, comunque ci sono delle calorie nascoste. Quindi questo era il mio ultimo consiglio, e se questo video vi è piaciuto mettete un like e soprattutto iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo al prossimo, ciao!